Assessore Daniela Di Costanzo, oggi il Comune di Barano si fa promotore di questo importante convegno sulle case di pietra. Sì, le case di pietra, quindi il recupero del nostro territorio, soprattutto della parte collinare dell'isola d'Ischia. Infatti, è proprio qui che maggiormente sono diffuse le case, nella pietra, che nascono dall'esigenza dei nostri, concittadini del passato di, adattare, il territorio alle esigenze, abitative. Ben si inserisce questo evento organizzato in collaborazione con l'AIRPAC e ci tengo a ringraziare Caterina Mazzella, presidente dell'AIRPAC, per averci coinvolto e onorato della loro presenza, perché anche noi stiamo portando avanti questo desiderio di recupero del territorio che è nel nostro proprio programma politico e quindi stiamo andando avanti con il recupero della sentieristica. Lavori sono stati iniziati e portati già a compimento in una parte dei sentieri di Buceto, nella parte di Alta di Buonopane, altri interventi li abbiamo fatti allo Schiappone. Stiamo procedendo al recupero del complesso Baldino a Fiaiano, dell'alveo lavori stiamo portando avanti nell'alveo di Olmitello, quindi tutta una serie di interventi proprio per il recupero del nostro territorio e per valorizzare quello che è il paesaggio del comune di Barano. Caterina Mazzella, la presidente dell'AIPAC, che oggi si fa promotore come associazione di questo importante incontro sulle case di pietra. Innanzitutto l'AIPARC cos'è? AIPARC sta per Associazione Italiana dei Parchi Culturali, è una rete operativa, diciamo presente su tutto il territorio italiano. E qui a Ischia è nato 3 anni fa, è finalizzato alla promozione socio-culturale del territorio. Oggi siamo qui al Comune di Barano, siamo molto orgogliosi di questo invito che ci ha rivolto l'avvocatessa Daniela Di Costanzo, assessora alla cultura, il sindaco Dionigi Gaudioso e soprattutto lavoriamo con le scuole. Con le scuole e con le associazioni. Oggi l'incontro è in sinergia anche con il PIDA, il Premio Internazionale di Architettura, di cui è membro l'architetta Vania Ferrandino, che è anche relatrice. Quindi l'incontro è coordinato dalla nostra socia Mariangela Catugno. Oggi è anche un'occasione. Questo incontro ci ha dato l'opportunità di ricordare due studiosi, data la tematica, due studiosi napoletani, ma ischitani d'adozione, l'architetto Gino Ziviello e la dottoressa Nicoletta D'Arbitrio, che hanno dedicato tanti loro lavori alla nostra isola, innamorati della nostra isola, l'hanno studiata e ci hanno donato questo libro che è fondante su questo argomento, Le case di pietra diciamo, nell'architettura rupestre ischitana, un libro che ormai è dell'82 ma fa testo. Quindi ecco, l'incontro di oggi tra informazione, formazione e ricordi di persone che hanno tanto amato la nostra isola, che diciamo rientra anche nelle finalità dell'AIPARC, quello di raccontare, di narrare la storia.